dopo questo bellissimo spettacolo che abbiamo visto tutti con il naso all'insù sul mare di Vieste, nei cieli di Vieste, siamo con il comandante delle Frecce Tricolori, il tenente colonnello Stefano Witt. Complimenti davvero, abbiamo visto uno spettacolo straordinario. Grazie, sì, buonasera a tutti, spettacolo straordinario, la prima volta qui a Vieste, nella provincia di Foggia, mancavamo da praticamente 20 anni, un bel ritorno, una cornice stupenda qui sul Gargano, tanto pubblico, il calore degli spettatori si è sentito tantissimo. Cosa provate a volare e a esibirvi in questa maniera? Quando si vola in ambienti particolari dal punto di vista naturalistico c'è sempre un'emozione in più. Oltre al tantissimo pubblico qui, la cornice lo dà l'orografia e la città di Peschici che dà qualcosa in più. Immagino che oggi tra il pubblico abbiano scattato delle foto stupende. A Vieste, in occasione dell'esibizione delle Frecce Tricolori, anche il generale Silvano Frigerio, comandante della Terza Regione Aerea. Un'occasione importante per far vedere l'importanza dell'aeronautica militare italiana, per far divertire il pubblico, ma nello stesso tempo anche occasione per addestrare la pattuglia acrobatica. Certamente sì, come ha detto lei, una cornice splendida questa di Vieste, in una regione altrettanto splendida e molto importante per l'aeronautica militare. Noi qui, nello spazio di un'ora, faremo vedere tutte le capacità operative che ogni giorno con cui ogni giorno noi addestriamo i nostri equipaggi di volo per garantire sicurezza e difesa al nostro paese. Beh, queste sono iniziative molto importanti per noi in questo anno, soprattutto in cui l'aeronautica si avvicina ai suoi 100 anni. A marzo dell'anno prossimo l'aeronautica compirà i suoi primi 100 anni, quindi ci sono tutta una serie di iniziative in atto per far conoscere quello che sono i mezzi e le attività dell'aeronautica e tutto ciò che l'aeronautica fa per la collettività. Sì, questo rappresenta sicuramente uno degli eventi più importanti di quest'estate. È un evento unico, non c'era mai stato sul Gargano, e il merito di questo va nell'assessore Rossella Falcone, che ci ha creduto sin dall'inizio, più di due anni fa, perché poi non l'abbiamo potuto fare per causa del Covid. Finalmente ce l'abbiamo fatta, sarà un grande successo per Vieste, per il Gargano, e poi il tempo ci ha accompagnato, quindi sarà un'ottima giornata per tutti. Tanta pubblicità, tanta promozione per questo territorio, perché queste immagini faranno il giro del mondo. Sì, no, ma poi lo scopo degli eventi poi sostanzialmente è quello di diffondere ancora maggiormente il nome di Vieste nel mondo, in Italia, in Europa e nel mondo, perché l'obiettivo è quello, far conoscere sempre di più la nostra meta, perché non bisogna partire dal presupposto che tutti conoscono Vieste, non è assolutamente così. Vieste si deve far conoscere, può crescere, ha ancora tante potenzialità per diventare veramente punto di riferimento nel sud Italia, però diciamo che insieme a noi deve crescere anche la classe imprenditoriale, devono crescere gli investimenti di qualità, ci deve seguire la regione attraverso le infrastrutture. E se tutti faremo la nostra parte, Vieste diventerà la perla non del Gargano, ma la perla del mondo. E a Vieste non poteva mancare la Regione Puglia con il suo vicepresidente Raffaele Piemontese. Quando c'è da promuovere il territorio, Vieste c'è, la Puglia c'è. Ma Vieste è indubbiamente la capitale del turismo pugliese, perché è la realtà che ha il numero di presenze più alte di tutta la Puglia e tra le prime 10 in Italia, e quindi è una perla che noi tuteliamo e proviamo a finanziare assieme a tutto il Gargano e a tutta la Puglia costiera. Questo è un anno importante e straordinario, perché le previsioni dei numeri saranno ancora più alte dello scorso anno. E devo fare i complimenti al sindaco, al vice sindaco, a tutta l'amministrazione comunale di Vieste, che promuove il proprio territorio ed offre servizi in grado di dare qualità della vita non solo ai residenti ma ai tanti
turisti che vengono sulle coste di Vieste e del Gargano.